nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, zero spreco. Migliaia di piccoli studenti hanno partecipato a corsi di cucina, musica, teatro e tanti altri laboratori per imparare la salute alimentare e il rispetto per l'ambiente. Si conclude così per quest'anno all'impianto AISA di San Zeno il progetto Zero Spreco. Si chiude il lavoro di un anno scolastico che abbiamo fatto per ora con le scuole primarie. Il prossimo anno abbiamo già avuto delle adesioni dalle scuole delle medie, quindi delle scuole secondarie di primo livello, e lo faremo con loro, ma con questi ragazzi è stato veramente un piacere. I ragazzi della loro età sono particolarmente interessati a questo tipo di argomenti, all'ambiente loro ci tengono veramente tanto, e quindi con noi hanno fatto questo percorso per cercare di comprendere dove si può risparmiare, dove si può cercare di ridurre il più possibile gli sprechi, dall'acqua, dal rubinetto, alla luce della classe, alla temperatura della classe, alla mensa. Ecco, tutti i progetti che tra l'altro prevedevano proprio un esame d'ingresso, un esame finale, e che hanno tutti superato brillantemente. Una giornata di festa all'impianto Recupero Totale, anche con le premiazioni di due scuole Zero Spreco che si sono distinte per impegno e passione nelle buone pratiche, anche attraverso l'adesione al protocollo Scuola Zero Spreco, una speciale certificazione verde che AISA Impianti ha ideato coinvolgendo 200 ragazzi e due scuole primarie. Sono loro il domani, e quindi per parlare per loro vuol dire salvare il pianeta, cioè significa avere una visione diversa, un atteggiamento diverso nei confronti della natura. Ad essere premiati sono stati l'Istituto Sant'Agostino delle Suore Stigmatine di Arezzo e la scuola primaria Pratantico Istituto Comprensivo Piero della Francesca. I bambini sono entusiasti di questa esperienza, hanno imparato buone pratiche e soprattutto una nuova mentalità. Questo era un po' il nostro obiettivo, che loro fossero i portavoce anche nelle famiglie. Esposti in occasione della giornata anche i disegni realizzati dai giovani studenti, la creatività che celebra i valori della tutela del pianeta e delle sue risorse. Alcuni di questi disegni saranno inseriti nel volume che illustrerà il bilancio sociale di AISA per l'anno 2022. I ragazzi si sono sbizzarriti con la loro fantasia a disegnare che cos'è per loro lo zero spreco. C'è chi ha disegnato direttamente AISA Impianti questo impianto, chi invece ha fatto vedere la terra e nelle sue varie sfaccettature. Ognuno ha dato pieno sfogo alla sua libertà. Zero spreco, infine, anche ovviamente in cucina. Con cosa si fa il pane? Con la farina. La farina con cosa si fa? Con il grano. Il grano ce l'avete proprio davanti ai vostri occhi. Cosa hanno imparato questi bambini, soprattutto sullo spreco alimentare? Beh, soprattutto a non sprecare, perché se si pensa che ben 76 kg l'anno di cibo buono va buttato, è sicuramente un qualcosa sul quale riflettere, e noi abbiamo riflettuto su questo. Quindi abbiamo cercato in casa che cosa era veramente lasciato, dimenticato, quindi fatto scadere, e poi da lì siamo partiti per arrivare poi a fare dei piatti zero spreco. Spero che riuscissero a recuperare tutti gli ingredienti, dalle bucce di finocchio piuttosto che dal pane secco, per poter appunto fare dei piatti che sono ancora eccezionali, buoni e ricchi di nutrienti.